Un'analisi sul mercato italiano. Il mercato italiano ha due aspetti secondo me importanti da affrontare, quello che è dello sviluppo e quello che sono le imprese di costruzione. Il mercato italiano per quanto riguarda lo sviluppo ha tanto da dare, nel senso che sicuramente ci sono dei grandi spazi di sviluppo per quanto riguarda nel nostro paese, anche perché se noi andiamo a riconsiderare che il nostro paese è rimasto fermo rispetto, voglio dire, a altri paesi per quanto riguarda lo sviluppo immobiliare, soprattutto per quanto riguarda la parte uffici e naturalmente quello che è legato a quello che è poi successivamente quello che è la residenza. Il mercato oggi offre tantissimo, però offre, per capire, dei prodotti di estrema qualità, di estrema tecnologia, che assolutamente vanno affrontati con un'organizzazione. E qua entro, per capire, nel discorso delle imprese di costruzione. Le imprese di costruzione si stanno trasformando, si devono trasformare, non essere su soltanto delle imprese di costruzione come realizzatori di controterzi, ma essere degli sviluppatori, intendendo come progettisti e quindi fare come general contract e quindi partire dal progetto esecutivo al planning di quella che è l'organizzazione fino a realizzare quello che è il progetto chiave in mano. Sicuramente è un aspetto importante, per esempio la progettazione BIM e quello che è tutto il discorso del tridimensionale, la programmazione e l'organizzazione di cantiere, e questo le imprese devono trasformarsi. È un processo, sicuramente non è veloce, ma un processo che sicuramente porta al futuro di quello che è sviluppo del nostro paese. Il settore oggi, diciamo che usciamo dalla crisi, e io devo dire che si ha voglia di costruire, si ha voglia di ripartire, si ha voglia assolutamente di lasciarci alle spalle quello che è la crisi che ha dettato per tanti anni ormai quello che è il nostro settore dell'edilizia, delle imprese di costruzione e dello sviluppo del nostro paese. Cosa avvertiamo oggi? Avvertiamo però un senso di sviluppo, di nuove iniziative e di voglia di ricominciare. Ci sono dei segnali positivi, i segnali positivi vengono, per capire, anche dai fondi stranieri che vogliono investire in Italia. Un esempio è un fondo del Qatar che ha acquistato tutto a Porta Nuova Garibaldi, e naturalmente quindi voler investire in Italia vuol dire crescere e vuol dire andare verso un discorso di positività. Noi dobbiamo assolutamente essere positivi. Altri due esempi che ci sono per esempio area industriale, dove a Bologna si sta realizzando tutto il nuovo complesso della Philip Morris, e quindi sono americani che vengono a investire in Italia. A Firenze si sta realizzando un complesso industriale della Leica, che sono i Caravan, e quindi tedeschi che vengono a investire in Italia, e quindi non soltanto investitori finanziari ma anche proprio industrie vere e proprie che vogliono investire in Italia. Questo ci dà un sentore di positività nel nostro paese, una voglia di ricominciare, una voglia naturalmente di crescere. Settore immobiliare abbiamo delle indicazioni positive, cioè si inizia, per capire, a costruire, si inizia a vendere, e questo è dato fondamentale, anche forse dettato da quelli che sono i tassi, che sono assolutamente bassi, e quindi la finanza che aiuta non soltanto lo sviluppatore ma anche l'acquisitore finale, e quindi un dato di crescita. Quindi c'è positività sicuramente, c'è molto da fare, ma bisogna essere positivi.